Consiglio Comunale di Taranto, Question Time. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere comunale per Puglia Popolare. Lei ha presentato due mozioni, una relativa alla toponomastica femminile, quindi alla intitolazione di vie, strade e piazze alle donne, alle tarantine, alle donne tarantine particolarmente meritevoli che si sono distinte negli anni. E poi un'altra mozione molto importante, un appello alle varie organizzazioni di categoria, agli esercizi commerciali, di far sì che sugli scontrini fiscali vi sia compaia il numero antiviolenza, che è una cosa molto importante in un periodo di recrudescenza di violenze sulle donne. Allora, partiamo dalla prima mozione. Sono molto contenta e soddisfatta che sia stata votata all'unanimità. È un'idea della sottoscritta come consigliera provinciale, però ci tenevo moltissimo che questa mia idea partisse dal comune di appartenenza, che quindi fosse il comune di Taranto, il comune capofila a lanciare quest'idea della toponomastica femminile, che sarà poi replicato nei 29 comuni. Quindi ci tenevo particolarmente, no, come orgoglio di appartenenza. Bene, il consiglio l'ha votata all'unanimità. Taranto è, come le altre città italiane, molto al di sotto della media, un 3-4% di strade intitolate a donne, non soltanto Luigi, a donne tarantine. Io parlo di figure femminili che hanno fatto la storia. Ho fatto riferimento alle madri costituenti, cui i nostri studenti magari non conoscono neanche i nomi, donne che per prime hanno votato all'indomani del suffragio universale nel 1946, che sono state elette. Penso per esempio alla prima donna rettore, no, che ha avuto la prima cattedra. Penso a Nilde Iotti, a cui dobbiamo l'articolo 3 della Costituzione sulla parità. Penso alla senatrice Merlin, ad esempio, quindi donne che hanno fatto la storia. Anche donne che si sono distinte per ricerche, studi scientifici. Allora, voi pensate che nel Novecento abbiamo avuto donne importantissime come Maria Curie o la Penè, che hanno fatto delle scoperte importanti, che hanno dovuto non firmarle, ma farle firmare i loro mariti o i loro compagni, perché era disdicevole ai primi del Novecento che una donna potesse essere conosciuta come scienziata. Queste figure femminili ce le abbiamo, sono fondamentali, devono essere studiate dalle nostre ragazze, perché le nostre giovani ragazze devono cominciare a capire. È una targa intitolata ad una donna, che non sia una Madonna o ad una santa, è anche un piccolo segnale che deve essere veicolato anche nelle scuole. Ho chiesto che il comune si faccia promotore anche di un ciclo di incontri con i bambini più piccoli della scuola elementare, ad esempio, perché possano imparare i nomi delle nostre vie e il perché delle targhe sono dedicate ad alcune figure, e sono sicura che non tutti lo conoscono. Per quanto riguarda invece... Ecco, mi perdoni, significa proprio davvero valorizzare il valore, l'impegno della donna, non è un fatto soltanto formale ma sostanziale. Beh, le bambine, attraverso lo studio, attraverso la figura, la conoscenza di queste figure leggendarie, anche in campo politico, io vi ho fatto l'esempio delle madri costituenti, donne che hanno partecipato a redigere la nostra carta costituzionale, a cui dobbiamo la riforma del diritto di famiglia, ad esempio la parità tra coniugi, no? Che può sembrare una sciocchezza oggi. Bene, le nostre ragazze devono imparare che queste donne hanno fatto la differenza in un mondo in cui era difficile pensare, no, che la donna potesse dare un segno di passo in campo politico, ad esempio, ma è così è stato, solo che spesso viene dimenticato. Passiamo alla seconda mozione. La seconda mozione invece riguarda un piccolo gesto concreto, facile secondo me, dove io chiedo al mio comune, come atto di indirizzo ed è stato approvato, che mi faccia da capofila, perché gli esercizi commerciali che vorranno aderire a questa campagna possano sottoscrivere sotto ogni scontrino fiscale, oltre il grazie e arrivederci che noi siamo abituati ad avere, qualunque scontrino fiscale, qualunque oggetto voi andate a comprare, possano mettere la dicitura: se hai problemi di violenza chiama il 1522. Guardate, questa pandemia ha aumentato i casi di violenza intrafamiliare, perché spesso la donna è isolata e sopporta queste situazioni, non sa chi rivolgersi. Ecco, ebbene, un piccolo segnale, un piccolo ricordo: quando va a fare la spesa, vedere il numero antiviolenza permetterà di chiamarlo e permetterà di essere inserita nella rete tra forze dell'ordine, CAV, centro antiviolenza, per chi non lo sapesse. Quindi è importante, un piccolo gesto. Ho chiesto che il comune si faccia promotore anche di questo e sono felice di vedere, di aver constatato che sono state mozioni votate all'unanimità.